Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi un prodotto davvero interessante per molti, di cui io non potrei mai farne a meno. Sto parlando di uno stand di ricarica per Apple Watch serie 5, 4, 3, 2, 1, ma anche per iPhone. Andiamo a vedere insieme questo prodotto e vi dico che l'ho acquistato su Amazon ad un prezzo in offerta, quindi vi lascio il link in descrizione sperando che lo troviate anche voi in offerta, e vi dico che ci sono anche diversi colori, tra cui il nero e il rosa patinato. Vi faccio vedere i colori, questo è il nero. Arriva il tutto all'interno di questa confezione sigillata di cartone. Abbiamo una brugolina, abbiamo un fogliettino e abbiamo lo stand. Come vedete è davvero, davvero, adesso voi non lo potete comunque percepire, ma vi garantisco che è davvero solido e pesante, quindi non è un qualcosa, diciamo, che traspira insicurezza, ma dà proprio un segno di stabilità. Questo è molto positivo, anche perché se andate a mettere il vostro Apple Watch, comunque il vostro smartphone, volete assicurarvi che non cada. Quindi è molto stabile. Al di sotto, come vedete, è gommato, quindi è perfetta questa cosa. E poi guardate qua, arriva anche un cavettino di ricarica in omaggio, quindi sperando che anche voi lo troviate, arriva in omaggio. Praticamente il supportino cavetto di ricarica per lo smartwatch Apple Watch dovete metterlo voi, ma comunque se comprate un Apple Watch arriva solitamente nella confezione. Come vedete è un materiale, un ferro, sembra un ferro, un alluminio comunque argentato, in questo caso mi piace molto. E qua fate passare praticamente il cavo che arriva in corrispondenza di questo foro, che anche qui mi piace anche come è stato studiato, è gommato per non graffiare comunque il supportino di ricarica. E quindi posizionate qua il vostro supportino e al di sotto poi ovviamente fate passare anche l'altro cavo, che andrà a finire poi, come vedete, al di sopra, dove qua si posizionerà il vostro iPhone. Come vedete qua si deve inserire questo cavetto, ma comunque potete anche avercelo voi eventualmente il cavetto. Una volta che avete passato il cavo qua sotto, il cavo sopra per l'Apple Watch, con i due cavi che escono li attaccate all'alimentatore normale e basta, funziona senza problemi. Faccio vedere anche il davanti. Qua, come vedete, questo poi va tolto. C'è la brugolina che permette di eventualmente, se ho ben capito, stringere o comunque stringere alla fine il cavettino che esce per l'iPhone. Comunque questo è lo stand, vi dico magari due misure. Allora, va bene per iPhone 11, 11 Pro, XR 8765, anche per tablet, così viene detto. E vi leggo le misure, che sono 19,5 x 7 x 9,5, queste le dimensioni. E vi faccio notare anche che qua è una parte, diciamo, in spugna per non graffiare il telefono. Vado subito a fare la prova, quasi quasi ci metto al di sopra il mio iPhone. Apriamo qua, come vedete va perfettamente. Questo è il prodotto, spero che vi sia piaciuto. Se avete domande non esitate a pormele, iscrivetevi al canale per restare sintonizzati, vi lascio, ripeto, il link in descrizione per acquistare questo prodotto. Alla prossima review!